Salve gente, sono Larus, eccomi qui su ROM 2 Total War. Con i nostri ateniesi, nell'ultima puntata abbiamo iniziato le prime fasi di guerra contro i Masesili. Dopo aver conquistato la città di non mi ricordo che nome, abbiamo battuto un esercito Masesilo. Dopodiché adesso stiamo continuando la nostra avanzata e ci ritroviamo con la Furia d'Etena, esercito abbastanza fresco, contro i Guerrieri della Fortuna e i corni di Gurzil. Dovrebbe essere una battaglia molto facile, perché io ho picchieri e più che altro quello che mi preoccupa sono i loro giavellottisti. Però comunque ho della cavalleria cittadina, mi può sempre servire. Vediamo un po' come va. Battaglia sul campo, questa qui sarà la battaglia di Getulia. Un'altra, la seconda battaglia di Getulia. Ah. Sto guardando un po' sti Masesili e sto pensando, effettivamente loro hanno delle unità che fanno veramente cacare. Poverini, non potevano mettere qualche unità un po' migliore? Hanno sti lancieri di leva che fanno schifo, hanno sti giavellottisti che beh, non sono potentissimi, comunque non è che sono niente di che alla fine. Vediamo un po'. Tanto nebbia, io direi di attendere. Sì, possiamo iniziare lo schieramento. Guardate il sole che brucia. I nostri soldati ateniesi nelle guerre dell'Africa. Che bel panorama che c'è però qui. Veramente bello. No, molto bello, devo dire. Le battaglie di Rom 2 sono belle. Oi! Ah, sono bellissime però sul deserto. Credo che Rom 2 dia proprio il meglio di sé come grafica e come ambientazione al deserto. Invece mi piacciono tanto le battaglie nei boschi. Non sono fatti così tanto bene i boschetti e soprattutto le montagne. Metto indietro gli arcieri. E sui lati metto i lancieri, che però li sposto qui. Invece mi serve cavalleria cittadina e generale qui. E muoviamoci pure. Possiamo anche non mettere subito le picche. E ora spostiamo il nostro esercito principale. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. L'esercito laterale un po' di più ai lati. E continuiamo a muoverci. I miei picchieri che non hanno ancora le picche. Dovrebbero mettere le picche sempre a sti tizi, perché sennò diventa bruttissimo vederli con le picche e senza anche a volte. Tanto i miei arcieri che corrono. Guardate che carini. Come corrono. Ok, il nemico cosa vuole fare? Ah, arriva dai lati l'esercito di rinforzo. Mettiamoci qui in posizione. Non voglio ancora muovermi. Tanto i miei greci, guardate qui come stanno. Oh, perché questi qua sono più alzati? Oh, qua c'è un dislivello nel terreno abbastanza elevato. Non l'ho visto. Dislivello a caso. Potrebbe essere un problema per le picche. Mettiamolo un po' più avanti allora la formazione. Ok. Continuiamo a spostarci. Sempre un po'. Anzi no, questi qua, spostiamo un po' più di lato. Mi sembra che questi tropliti possono farcela anche contro tutti questi lancieri numidi. Questi qua fanno anche abbastanza cagare, quindi. Sì, i miei sono molto più potenti rispetto a loro. Sì, sì, ce la possono fare.
Continuiamo a spostarci un po' più avanti. Ora, il mio piano è spostiamo gli arcieri un po' più avanti che riescono a sparare verso... Non mi ricordo come si chiamano, i giavellottisti. Che sono un po' un problema i giavellottisti per me. Ok. Gli arcieri stanno per sparare perché sono quasi in posizione. Faccio andare avanti un po' il generale. Ah no, il generale forse no. Forse è meglio la cavalleria cittadina un po' più avanti. Oi oi oi. Oh. Sto con una pioggia di tutto. Avete visto come li hanno fatti fuori questi? Subito morti, tutti quanti. Reggimento di arcieri, tutti qui. Ok, dobbiamo subito fare qualcosa. Riorganizziamoci. Gli arcieri spostiamoli sul lato. Diamo i picchieri in formazione. E avanziamo. Ci sono questi frambollieri che stanno tirando, infatti adesso voglio subito attaccarli. E mettiamoci in posizione. Potete fare l'avanzamento rapido. Tocchiamo i frambollieri più che altro per farli ritirare. Ok, ritiriamoci subito. Così abbiamo dato tempo ai nostri picchieri per sistemarsi e dispiegarsi bene. Partiamo con l'attacco sul lato. Facciamo girare però dietro questi Opliti. E ok, stanno tutto a posto. Ok, ora. Oh, aspettate un attimo solo. Ah, le lenti a contatto. Stanno per staccare. Ok, partiamo subito. Via, 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 tutti quanti. Contro il nemico. Via. Le picche che avanzano. Facciamo andare gli Ippeus. Giratevi e affrontate Opliti. Ok, continuate ad avanzare pure voi. Però arcieri non fate fuoco manuale, cioè automatico, fate fuoco quando vi dico io di far fuoco. Ok, qui stiamo andando bene. Li abbiamo presi alle spalle. Qui continuiamo ad avanzare però, ragazzi. Via, 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 via. Guardate che belli. Come se le prendono. Il mio generale però se le stanno proprio prendendo, non voglio che crepi subito. Ritiriamoci un attimo col generale. E spariamo con gli arcieri verso il generale nemico. Però questi picchieri qui sono stati mangiucchiati dai giavellotti nemici. Sono rimasti pochissimi, anzi quasi niente. Però forse riesco a farli ritirare. Quelli del nemico, ovviamente.
andate qui, via. E muovetevi. Ok. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Fate fuori giavellottisti, arcieri. Ok. Bene, adesso andranno il corpo a corpo, però no, si ritirano. Bene, battaglia vinta in senza troppi problemi, abbiamo solo perso la cavalleria, gli arcieri e un reggente di picchieri. Hanno sti giavellotti che fanno proprio male. Tanto male. Giavellotti, secondo me, sono un po' troppo potenti su Rom 2. Specialmente, io ritengo che un'unità di giavellottisti abbia troppi giavellotti, troppe munizioni. Secondo me potrebbero scaricare 5 colpi. Alla fine i giavellotti sono anche belli pesanti. Non credo che uno possa portare, che ne so, una ventina di giavellotti. Quante scariche tirano? 30? Sono tanti. Non lo so, vediamo come lo sistemano poi dopo. Perché hanno reso i giavellotti specializzati per le armature pesanti, sì. Però in ogni caso tirano sempre abbastanza veloce. Invece tipo unità come gli arcieri non sono troppo potenti. Che non mi sembra nemmeno troppo giusto. Magari possono rendere i giavellottisti un po' imprecisi. Come è giusto che sia, un giavellotto mica riesce a essere preciso. Non lo so, vediamo un po' come sistemano, come risolvono più che altro il tutto. Perché è un vero problema, specialmente nel multiplayer. Io non gioco tantissimo al multiplayer di Rom 2. Ci gioco poco, anzi, ci ho giocato più che altro al lancio. Non faccio partite da tantissimo. Credo da 2-3 mesi che non gioco online, seriamente. Quindi non so com'è adesso. Però se è veramente così, come nella campagna, dovrebbe essere anche abbastanza fastidioso. Qua è morto un generale. E qui possiamo aumentare l'abilità del generale. Stiamo qui, intanto muoviamoci anche con il nostro esercito d'aiuto. No, direi di no. Ecco, tra poco dobbiamo attaccare la città di Dimidi. E conquistarla abbastanza rapidamente. Poi dopo possiamo anche prenderci un attimo una pausa durante la conquista, perché se no iniziamo ad avere un po' troppi problemi interni. Tanto qui questa flotta dei guardiani delle onde, cosa sto facendo? Possiamo attaccarla? Ok, così dopo possiamo attaccare al massimo la flotta. Ok, torniamo. E vediamo un po' cosa succede. I romani vogliono attaccare Siracusa. Cioè almeno quello che ne rimane dei romani, poverini. Tanto ci sono quei ribelli che stanno crescendo abbastanza. Possono essere un problema per i veneti. Se conquistano ovviamente quella cittadina lì, io parto e all'attacco. E non mi tiro indietro. Tanto al nord non sto più controllando la situazione, ma credo che per un bel po' non mi espanderò troppo a nord. Voglio concentrarmi sull'Africa e sull'Egitto. No, direi di ritirarmi un attimo. Così riesco a combattere con entrambi gli eserciti. Cosa ha fatto la spia Masesila? Ah, non lo so.
Ah, adesso mi attaccano da soli. Non sono in troppi. Poi io ho anche le baliste. Dovrei farcela. Solo che c'è il deserto che mi sta mangiucchiando tutte le unità. Dovrei conquistare subito quell'insediamento. Io mi chiedo, ma le stagioni, che io non le ho ancora tanto provate perché questa campagna qui è abbastanza vecchia, hanno qualche influenza su proprio reale e non solo passa il tempo? Perché per esempio, quando sei nel deserto ed è d'estate, ha qualche cosa di particolare, tipo porta, che ne so, il nemico prende più attrito o qualcosa del genere? Perché non so. Ora, questa battaglia qui dovrebbe essere un po' dura. Perché se hanno di nuovo i giavellottisti OP è un bel problema. Io ho tutti i miei opliti abbastanza sgangherati. Questi qui hanno addirittura solo 6 uomini. I 6 proti compagni. Guardate come sono. Pronti a morire. Sembra tipo una scena di... Mi ricorda... Dagli sguardi, il Tercios di Ala Triste. Non so se avete visto quel film. In particolare, in italiano credo che si chiami Il destino di un guerriero, qualcosa del genere. Non lo so, se l'avete visto, fatemi un fischio. Molto bello. Però abbiamo tanti arcieri. Almeno quello. E abbiamo anche il generale. Baliste sparate. Ah no, non. Ah no, state un po' più indietro. No, qui, qui, qui. Ok. Dobbiamo sparare in particolare i giavellottisti, che sono un bel problema. Però andiamo in modalità sparacchiamo noi. Che non mi ricordo nemmeno come si fa. Andare in modalità sparacchia. Ecco. Modalità sparacchiamo. Mi avete consigliato di utilizzare i tipi di colpi che... Oh, guardate che adesso li becco. Beh, tre. Mi avete consigliato di utilizzare i colpi incendiari? Non mi ricordo nemmeno più. Però adesso non posso metterli, non so perché. Oh, dai che questo qua lo becco in pieno. No, lo sto. Ce la sto per fare. Che mira che c'ho. L'ho quasi mancato. No, questo qua l'ho mancato. Beh, quasi presi, dai. Dai, questo qua lo becco, lo becco, lo becco. No. Azz, mancato. Ok, questi qua li becco, li becco, li becco. Oh, sì, questi qua fatti fuori. Via. Oh, sì, questi qua beccati in pieno. Che bello. Però servono colpi più esplosivi. Perché non vedo che fanno tanto male. Quante cose che volano in giro. Aiuto. Subito. Aspettate, aspettate, aspettate. Mettetevi qui adesso. Ora. Ins.
una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Azz. Hanno utilizzato tutte le munizioni, no? Guardate come li faccio male però adesso. No. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ah, merda, merda, merda. Oi, qua da dove vengono? Sono un po' confuso. Andiamo contro la cavalleria reale numidica. E speriamo qualche unità. Tipo voi. Voi partite subito all'assalto. Anche voi. Voi invece aiutate i vostri amici. Che se stanno prendendo. Il nostro generale è sotto attacco. Ora via. Pensate al generale. Oh sì, però mi stanno tirando un po' tutti. Sono un po' confuso, aspettate. Ok, il generale nemico se le sta prendendo. Ok, bene, 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 bene. Ora. Sì, qua se le prendo, il generale. Andiamo all'attacco, molto bene. Ok, 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 ok. Non fermiamoci. Via, 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 via. Queste battaglie qui però sono troppo sanguinose. Troppo. Ok, voi sei coraggiosi, andate all'attacco. Ah, togliete l'attacco in formazione, che credo che sia un po' inutile adesso. Ok, stanno ritirando. Vediamo se riusciamo a mettere in gioco subito i nostri tizi incazzati. Questi qui, i sei uomini. Ok, è morto anche l'altro generale nemico e... sì, credo che può bastare così. Esci dalla battaglia. E sì, mi hanno fatto anche abbastanza male. Non avevo troppi uomini. Purtroppo. Adesso però diventa un problema, perché non avendo uomini il deserto mi fa male. C'è possibilità che arrivi alla città che devo conquistare con niente. E io non voglio arrivare senza uomini alla città che devo conquistare. Cazzo. Sai tu di quanto spira e passeggia sulla terra, o serpe, ciò che al mondo havi, H-A-V-V-I, il più infermo, havi? Cazzo di verbo è havi? Poi dopo magari non lo conosco, sono sgrammaticato io, però havi non l'ho mai sentito. Esiste havi? Non lo so. Sapete se esiste havi? Non lo so. Seriamente, esiste un verbo havi? Cosa vuol dire? Havi. Ma c'è il verbo avere? Abbia, forse, magari. Non mi ricordo bene la frase, però forse ci sarebbe abbia. Havi, sembra pugliese. Magari, non lo so, Omero. Omero, scusate, Omero. Oddio, no. Ok, dopo questa posso anche star zitto. Non so, magari... no, 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 sto zitto, sto zitto. Bene così. La battaglia abbiamo vinto. L'abbiamo vinta. Vai, vi visto. Sto diventando sgrammaticato anch'io. Sì, l'esercito nemico tutto distrutto. I miei tutti buoni e felici. Ehi, mi stanno attaccando via mare.
Vedete, si stanno spostando, però non stanno facendo nulla. C'è anche la mia nave in mare aperto che non ho controllato. Mi è morto il generale, di nuovo. Sempre per cause naturali. Sì, facciamo gli lanci Ripeus. Però se io faccio tipo razziare. Sì, qua però stanno morendo. Devo subito attaccare la città, no? Non posso aspettare altro tempo. Sì, però se sto un turno ce la posso anche fare. L'unica cosa che fa troppo male stare nel deserto. Ho studiato male questo attacco. Molto male. Tanto continuiamo a studiare l'economia. E ora direi di continuare sempre a reclutare questo esercito, i campioni di Nike. O di Nike, forse è meglio dire Nike. Nike mi sa qualcosa di. Nike, non lo so. Tanto, cavalleria, sì, mi serve un po' di cavalleria, tipo che Tarantina può andare bene. Qui sono contenti. Aumentiamo sempre la felicità di questo Lido felice. E direi di muovere i bambini Tiche via da lì. E impiegare anche loro nella campagna in Africa che si sta rilevando più difficile del previsto. Facciamo un altro esercito però. Con chi? Con te. I fratelli di Senofonte. Ok, qua voglio fare un esercito come quello che ho appena creato. E ok, continuiamo a fare spadaccini e però dopo dovete mettervi qua dentro. E direi che si può tornare. Anzi, lì nel deserto magari posso reclutare dei mercenari, non ci ho fatto caso. Ciò che non ci ho fatto caso. Beh, un mercenario, dai. Un po' di cavalleria. Una di cavalleria, anzi. Qua non si può far nulla. Quello che qua sono belli vispi. Dannazione. Devo conquistare assolutamente la città, se no muoio totalmente con tutto l'esercito. Ho fatto una spedizione un po' stupida qua nel deserto. Non dovevo farla. Non dovevo assolutamente farla. Poi ho sottovalutato anche un po' il nemico. Ho detto sì, sono africani. Però hanno sti giavellotti che fanno troppo male. Devo fare attenzione. Mi stanno distruggendo sti giavellotti. Stanno distruggendo tutte le mie forze. Arrivano. Ah, oh, ho lasciato lì la flotta nel deserto lì. Oh, e qua mi stanno andando ad attaccare. I Getuli. Dannazione. No, qua non ce la posso fare assolutamente. Ritirata, beh, qua morirò, creperò. Oh, qua non posso salvare. No, perché. Ah, sì, posso salvare. Bene, perché siamo arrivati a fine video. Ci sentiamo alla prossima, gente. Adesso voglio vedere come ce la farò a vincere questa battaglia. Sarà un poco, ma giusto poco difficile.
Anzi, sarà impossibile. Però ci riusciremo. Quindi, boh, alla prossima, gente. Ok, dall'aereo è tutto. Ciao!